Vai. Fine del match tra Sampdoria e Parma, vince 3-0 la Sampdoria, partita difficile per tanti motivi, diciamo che quando succedono queste cose magari ecco serve la partita di pallone per secondo, per diciamo, era impensabile magari oggi trovare la condizione mentale per affrontare una partita di torneo, si è sceso in campo con altre persone. Abbiamo dato il massimo, eravamo un po' che defiance, però tutto sommato piace molto bene, ma potevamo pure mi è piaciuto anche assolutamente, perché proprio rispetto al solito la volontà di cercare di giocare, forse non solo la libertà, oggi ho visto talmente che era successo quella cosa, tra molto scappo e molto carrucci, paradossalmente delle giocate sono state veramente molto molto belle, poi ecco sul rigore Stefano ha fatto ripetiamo il percorso diventa veramente la sostituzione sicuramente ripeto, apprezziamo l'onore che ci avete messo nel campo, perché noi cresciamo loro, siamo sono sicuro loro sono forti, sono una grande squadra, mi lascio solo da pensare complimenti, veramente onore a farlo. Francesco, Sampdoria che poi mai quasi anni forse, non lo so, mai quattro vittorie consecutive nella nostra storia, se ho il sogno non sbagliarci. Sì, no, abbiamo fatto veramente... Allora, questa sera voglio iniziare dai complimenti agli avversari, ma non solo di circostanza, perché queste sono delle partite dove loro senza cambi, con due ragazzi che si erano fatti male, quindi ti faccio veramente complimenti. E lo dico perché molte volte ci siamo trovati noi dall'altra parte dove fare queste partite di sofferenza. E loro l'hanno fatta molto bene, ci hanno messo in grande difficoltà, perché se facevano l'1-1 poi non so. Però Stefano ci ha dato una grande mano. Esatto. Stefano sicuramente ha dato una grande superata, però ecco, torniamo sempre alla stessa, la Sampdoria attualmente sta facendo gioco di squadra. Parte, non c'è la grande individualità, ecco, ci può essere la buona che potrebbe essere, però non è sempre lui, ecco, magari la giocata... Sì, ma sono sempre giocate comunque all'interno di un sistema collettivo, perché noi come caliamo un po' l'attenzione diventiamo una squadra normale, è una squadra anche che si può esporre a brutte figure, questo è come magari la partita che abbiamo fatto al desordio, che abbiamo messo male contro secondo me una delle squadre più forti del torneo, era l'Inter, una grandissima squadra, e poi dopo abbiamo cambiato qualcosina un po' nel modo di stare in campo e ci hanno anche spento le luci, però comunque diciamo che questo modo di giocare sta pagando e dobbiamo continuare così. Stasera non è stata una delle nostre migliori partite, però ripeto che ci sono state anche dei grandi avversari. Assolutamente, ci complimenti.